Ciao a tutti. Allora, sono molto emozionata perché è da un po' di tempo che ho in mente questo progetto e finalmente posso incominciare a fare questa cosa. Perché penso che mi ci vorrà tipo una settimana per registrare questo video, quindi sarà lunghissimo. In poche parole, voglio inventare un nuovo tipo di stampo, cioè voglio fare io la creazione e poi appunto fare lo stampo. E il personaggio sarà, voglio farlo molto simile al mio tatuaggio di Zenzi, quindi una cosa del genere. Ok, ho già preparato delle basi perché voglio farne quattro e appunto incomincio a farne una. Oh, sono molto emozionata, Dio. Praticamente vado ora a fare la mia base, quindi faccio la testa, il corpo e le braccia. E ovviamente le sto facendo tutte della stessa altezza, quindi ho proprio fatto uno strato di fimo con l'altezza uguale per tutti, quindi testa, corpo e braccia. Avrà la testa più grossa del corpo, appunto, come dicevo prima, come il mio tatuaggio. E adesso qui vado a fargli il pezzettino dove appoggerò la testa. Sinceramente non so come potrà uscire, questo è un esperimento del mio mega progetto. Ok, non fa niente se sono sulle grinze perché comunque dopo dovrò andare a fare la texture del biscotto. Ok, ho accorciato un po' qui per farlo più bello, più cicciottoso. E adesso vado a fargli una leggera texture con la carta stagnola e lo spazzolino da denti. Una volta fatta la texture, voglio andare a fare la glassa qua sopra e la farò in questo modo. Allora, questo lo metto un attimo da parte. Ho steso un po' di bianco. Vi dico, in questo video non sto attenta con i colori a non sporcarli così, perché comunque questa sarà appunto una creazione per fare lo stampo. Quindi, cioè, pensavo di farla tipo di un colore unico, però poi ho detto, ma sì. Allora, riprendo il coppa pasta con cui ho fatto la testa e la taglio così, tolgo l'eccesso. Ok, e ora da questo con il cutter vado a disegnare, quindi praticamente così, per far sì che poi io riesca a fare il mio ciuffo. Eccolo qui il ciuffo e ora lo vado ad attaccare sopra. Ok, e ora con il bianco vado a fare tutte le righine qui. Basta che faccio tipo un serpentino e lo attacco sopra. Ok, ora gli metto il fiocco, userò questo qui perché è molto molto carino e mi sembra più carino che invece fare il fiocco proprio a mano. E ora ci attacco le stelline che ho fatto con il fimo. Ok, questo è il primo, ho fatto la faccina e poi qui l'ho fatto rientrato perché poi qua ognuno comunque la colora come vuole e penso proprio che i dettagli li si colora con lo smalto, ma poi vedremo più avanti. Ok, quindi questo è il primo. Poi, dato che questo video qua durerà tantissimo perché ancora devo fare gli stampi, devo provarli con la resina, quindi durerà tantissimo, adesso faccio gli altri che saranno praticamente molto molto simili e poi li andrò a cuocere. Ok, li ho cotti, li ho già sistemati in delle cose che ho fatto io. Ecco, questo è uno, poi c'è questo che abbiamo visto assieme, questo gli ho fatto la bocca così perché è stato morso e poi questi due che si sono attaccati assieme. Il morso più grande e adesso ho la testolina. Ok, poi ho preparato la gomma siliconica da colata, che è la prima volta che la uso, quindi aiuto. Non ne ho la più pallida idea di come potrà uscire questo video. E niente, quindi adesso mi resta che versare il mio la mia gomma. Ok, verso.
Oddio, che emozione. Ne metto ancora un po', mi sa. Mi sa che devo rifarla per farli tutti. Ok, penso che questo vada bene, sta già uscendo sui lati, evviva. Mi sa che farò il disastro in questo video, veramente. Niente, quindi adesso io colo gli altri e poi scopriamo i disastri che farò. Aiuto! Finalmente la gomma siliconica si è asciugata, ho davvero avuto paura per tutta la notte. E quindi adesso vediamo un po'. È giunto il momento. Oddio, che agitazione. Ok, questo è quello grande. Adesso dobbiamo toglierlo da qui. Devo dire che ho usato davvero un casino di gomma siliconica, soprattutto per quelli grandi, tipo quasi tipo 100 grammi quelli grandi e 50 quelli piccoli, quindi un sacco di gomma siliconica. Ok, ce l'ho fatta al primo. Wow! Oddio, oddio che paura, oddio che paura. Non mi ricordo da quanto tempo ho in mente questo progetto, veramente. Sto sentendo troppi croc, ho paura. Ok. Oh mio Dio, beh, qua un attimo da sistemare. Ho lo scotch che non mi lascia stare. No, vabbè. Oh mio Dio, sono troppo esaltata. No. Cioè, questo è il mio primo, sono i miei primi stampi con la gomma siliconica, non l'ho mai usata in tutta la mia vita. Qua c'è un pezzettino di biscotto. Ma è bellissimo! Oh mio Dio! Ok, devo vedere per forza gli altri. Allora, vediamo subito questo qua col fiore, che questo col fiore, diciamo che il fiore non lo utilizzerò più perché con lo scotch è molto difficile, come si dice, non fare colare la gomma. Infatti avevo paura che ne uscisse troppa. Vedete quanta ne è uscita, porca miseria. Poi la taglierò ovviamente. Ok. Che fiorellino fashion, questo è tutto da ritagliare. Vediamo, vediamo. Ok, qui sarà un attimo da sistemare, però niente di che. Qua un po' da italiano, perché comunque ho fatto proprio l'effetto del biscotto, vedete? Quindi è fantastico. Poi qua lo sistemo un attimo e è appostissimo. Oddio, è bellissimo, non vedo l'ora di provarli. E tra poco li proverò appunto. Ok, poi vediamo l'altro. Oh, guarda, senza farlo apposta ho fatto quelli uguali. Moscerino! Il moscerino vuole prendere parte al video. Hanno l'odore tipo del Crystal Ball, non so se ve lo ricordate. Ok. Ok. Questo era il biscottino intero perché appunto quelli di quel mo. Oh, cosa ci ho dato il liendo? Perché ho tirato abbastanza per toglierlo. Wow! Spero che la parte marrone non venga troppo lucida, cioè, spero che questo non venga troppo lucido appunto perché il biscotto non è lucido. Cioè poi volevo tipo lucidare la glassa così, ma poi vediamo. E poi comunque i dettagli li ho fatti belli grandi così da riuscire a colorarli con lo smalto. E poi vediamo, vediamo, vediamo. L'ultimo, che è quello grande. Che sberla. Ok. Questa roba. Madonna quanti titti. Wow! Oddio,
ovviamente tutta questa roba qua è la texture, cioè non vi preoccupate, vedete qua è liscio e qua c'è tutta la texture del biscotto. Ok, quindi adesso io cosa devo fare? Vado a colorare tutti i dettagli con lo smalto. Dato che di bianco praticamente ne ho pochissimo, vado a fare la glassa di questo colore che è un rosa chiarissimo e quindi niente. E quindi adesso vado a colorare i dettagli. Ok, ho colorato tutti i dettagli, ma penso che la prossima volta userò comunque la resina perché ho visto che sono molto profondi, quindi penso proprio che la resina vada bene. E mi sono accorta anche che questo zenzero non ha le guance. Yeah! Ok, comunque ci saranno da sistemare un po' di cose con lo smalto, ma questo non è l'importante. L'importante è vedere appunto la creazione finita in resina. I dettagli poi si sistemano, si ricolorano, si mettono a posto. Ok, dato che non vedo l'ora di vedere come escono. Se mi seguite su Instagram avete visto che ho pubblicato la foto che mi è arrivata questa resina qui che vi faccio vedere. La Feel Crystal bianco che è quella che asciuga praticamente velocissima e quindi userò questa. Ok, e quindi adesso vado a prepararla e poi la versiamo negli stampi. Super 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 liquida, boh, magari ho cannato qualcosa io. Vado, eh. L'ho fatto super chiaro questo. Ok, quindi uno l'ho fatto, verrà super 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 chiaro, poi magari farò una con calma, una fase dietro un po' più scura, poi vediamo come esce. Ok, adesso preparo gli altri, aspetto che si asciuga e poi vediamo insieme il risultato. Ok, il momento della verità è arrivato. Ho provato a fare anche colori diversi, come vedete, più chiaro, più scuro, così. E niente, quindi cominciamo. Oddio, sono troppo agitata, cioè è una cosa che ci tengo tantissimo, veramente. E niente, quindi scopriamoli. Ok, aiuto, no, vabbè, sto male, ragazzi, aiuto. Oddio, oddio, oddio. Allora, già che lo smalto non è qui, è una buona cosa. No, ragazzi, sto male. Ok, mi faccio forza. Oh meraviglia! Ecco, in questo. Oddio, che agitazione, oddio, che agitazione, oddio, che agitazione. In questo ho meschiato anche uno smalto che fa tutti questi pezzettini qua. Ed è così, quindi qua c'è un pezzettino che. Un pezzettino balordo che non si è colorato. Oddio, no, vabbè, bellissimo! Ok, mi è uscito. Non ci posso credere, non ci posso credere. Ok, vediamo gli altri. Poi ovviamente dovrò comprare il bianco per fare la glassa, perché, vabbè, è un po' scemo di quel colore lì, però ci piace. Ok. Oh, c'era un po' di smalto qui. Metti a fuoco. Ok, con questo colore qua, ok, oddio, sono troppo emozionata. Con questo colore qua, ovviamente, ci sta molto di più. Oddio, è bellissimo. Poi devo sistemare un po' lo smalto, però, oh mio Dio. Tanto poi comunque gli stampi che li farò proprio con i primi che ho fatto, perché questi qua, almeno questi due che sono usciti, ovviamente li metterò su Etsy, quindi se qualcuno volesse comprare gli stampi, li farò molto volentieri. Con questi stampi che ho inventato io sono troppo emozionata. Ok. Ciao, zenzino! Ecco qua c'è proprio da sistemare lo smalto, però comunque la prossima volta penso che farò proprio lo strato di resina, così poi non ci penso più. E devo comprare un marrone che, per fare biscotti. Oddio, ma sono troppo belli. Ok, ne manca uno. Ah, lo smalto qua non si è asciugato bene. Oddio, quanto è bello! No, vabbè, ragazzi, ci sono riuscita! Ci sono riuscita! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Ok, no, vabbè, sono fuori. Ok, basta. Niente, magari qualcuno dirà che Zenzi è per più natalizio, però a me Zenzi piace tutto l'anno, ovviamente, quindi non mi interessa se è un biscotto più natalizio, anche perché. Ok, non sono troppo emozionata. Allora, ho
Dato che mi sono usciti, come dicevo prima, questi stampi li metterò in vendita su Etsy, quindi passate a trovarmi sul mio negozietto e ricordatevi che ad ogni acquisto c'è un omaggino. Sì, penso che li metterò appunto oggi pomeriggio dopo l'uscita del video. Quindi, allora, sono veramente super emozionata, adesso li vado a rifilare, a sistemare lo smalto e tutto. E niente, mi raccomando, siate sinceri, fatemi sapere che cosa ne pensate. E niente, vi ringrazio di aver guardato il mio video e wow! Ciao ciao ciao!